Ok, amici di Emiliano Ferrarese, quarto di finale della terza gara per vincere singolo, volevole per i nazionali master prima di categoria, i nazionali e i provinciali master prima categoria anche. Andiamo Gigi Giulio della Ciopila Ferrarese, la misura contro Max Morandini del Centrale Dogato in Magna Scura. Dall'altra parte c'è un derby, Monellino Calegari contro il Vasbaricordi del Polo 101. Dato la bocciata Gilli. Max fa la pallettina, si mette un po' distante dal pallino. Punto di Brock per Gilli. Direzione giusta, però è un po' lunga, prende il punto. Sponde interne a risalire e mettersi dietro, sembra carina. Essendo una sala contro il biliardo, adesso contro il biliardo ci sono due quarti di finale. La bianca, ma è stretta. Vediamo come si sviluppa questa. Tocca il pallino, fa il punto. Max ha visto un tiro con carambola per mandare la bianca al castello virtualmente puntare. Ma ci rinuncia, carica la bianca, la porta giù, il pallino. Quattro punti per Max.
colpisce il pallino al rovescio. Gini si appoggia solo per il punto, ma sarà un gioco facile per spostarlo verso la sponda alta. Stacco della bianca nel tiro di Max che ne fa 4 e raddoppia il capitale. Gili opta per portare il pallino verso la parte bassa del biliardo. Tagliatina sul pallino. Spinta, ma è troppo tagliata. Attenzione che non vada sul castello. Punto mani di Max, si porta 10. Sa che qua c'è un tiro retroattivo, 8 punti, va 18. Intanto dall'altra parte va ricordi Ilves, ne ha 5 e Monellino ne ha 7. Cerca solo il punto, andando a mettersi dietro. Fa anche il buon Giulio, caricando il pallino, mettendone dentro 2. Riporta su, mettendosi con 2 biglie.
con questa. Quattro sicuri. Sono sei. 24. Non l'ho rifatto con questa bocciata. Dall'altra parte pregare massimo 13, ma ricordi il 5. Sembrano dentro le due biglie il buon Geppo. Carica il pallino bene, porta vicino la rossa. Rosso. Cercava il calcio del pallino, ma era un po' tagliata. Il punto. Ventisei per Max. Tiro il tasto per Max, a 34. Spondine per Gini che si è messo dietro il pallino, ma c'è la possibilità per l'incastro. Con l'aiuto di una gira calatina, ma che segue. Thank you.
riusciamo a capire di che è il punto. Preso l'angolazione giusta, no, poco tagliata. Vediamo se il punto bianco o rosso. Punto bianco. Passa per tre volte sul lumetto, sfiorando la fila centrale. Parte Calegari M 31, ma ricordi Ilves 18, nel derby del Palo 101. Due spalle esterne per Max, sembra un pelino stretta, anche un po' veloce. Geppo si può incastrare con due sponde interne. Prende il quarto la rossa, sposta un po' il pallino. Questa è decisamente meglio. Punto rimasto rosso, 36 a 4. Dall'altra parte vedo 37 è il Bari
18. Gira e fuma 6. Calcio max, quindi abbondante, sulle, gira adesso il castello ma si ferma, leggermente verso la buca e niente, sto pallino era attaccato. Max gliela manda dentro. Centimetri attaccato alla sponda. Anche questo, 40. Bianco. D'altra parte 20 vari cordi, 37 con le calibrazioni, l'ho bocciato per i cordi. Metto di testa per questo bel tiro a due giri di Max dopo la bocciata da Chito di Gilli. Questo è decisamente meglio, lo metto.
stretta. Vediamo se fa lo stesso tiro. Tenta una candelina, cioè che ne farà quattro. Un'altra parte, come dire, va battuta sul 43-26. Di chat almeno la prima riga. A che punto rimane rosso? Vediamo come si ferma Paolino. Per un millimetro di punto è rosso. Cerca un tiro di seconda, leggermente larga. Ah.
posto tra i due, l'altra parte è andata a mangiare ricordi sul 30, 51 ne fa 10, ci porta 40, 51. C'è il modo quello più in basso per portarla vicino al pallone e stringere il gioco. Cerca la tagliata sulla rossa per portare il pallone sulla bianca più vicino alla buca. Sua. Quanto è? 50-15. C'è che era sana ma non realizza. Porta spazio magico per mettersi in mezzo con un punto di brocca. Direi che si mette bene. Per caricare il pallone e puntare l'altra parte, magari è andato a mangiare sul 55-40, ne fa 10 con il suo che balla sulla ruota alta di destra. Punto di brocca per Max, ma leggermente tagliata. Quindi prima ha scelto un tiro veloce. Giustamente con un po' di spinta per sfilare la rossa, colpisce bene, penso ne faccia 4. Yeah.
Direttamente la biglia rossa la porta sotto. Si rimette a punto. Legare su 67, mi fa 2, si porta 69 a 40. Max vendo la biglia sotto, sposta la sua la biglia adesso dello sponda. C'era quel rischio che fa sempre uno di caricarmi lì e spostarla da sul basso e via dall'avversario ovviamente. E ritorno a bocciare sul 52-19. Per Geppo sembra abbondante, questi tre punti. Corto per il punto che per Max, ma è largo. Tiri 6 del punto di Brocca con un girettino più per caricare il pallino e poi darlo a Castello. Oh, ho visto che è lì. Sono un po' laterale, fa 3. Thank you.
rilascio. Ho attaccato il pallino. L'erba di frullo. Andiamo, mi sembra un pelino stretto. Uno bianco 24,59. Lo metto di testa laterale per Geppo, ne fa 4. Filotto non vuol cadere. Città, perché questa è la stessa, se ne fuma 8. Non mi ricordo dove c'era, sono 52, ne fa 2. Almeno rimane a riga, 54,69. Calcio per Gilli, che fa la barba agli ometti esterni. Punto rimane rosso. Tocca la rossa con queste due sponde interne, e punto. Adesso Bonanini a 3 in mano. In testa al pallino.
L'altra parte per collegare 73-59. Adesso ci fate un tiro spezzata bianca per buttare giù un pallino e realizzare qualcosa. Ripeti adesso, fa tre punti ma lascia il punto. Partita del Monello che fa un calcio della biglia fuori fila centrale e Monellino va in semifinale. Questa scena però rimane in riga. Scusate un attimo, ho sbagliato il bingo. Ma io mi sa che so di mio. Ecco Di Gilli che fa un gran bel tiro, fa la fila centrale. Ora c'è il Monello che ebro della vittoria su Baricordi, che non trova più il suo giubbino. Bella media Max dietro un pallino, leggermente distaccato, sembra praticamente quasi dritta. C'è un po' di fullo. Se colpisce il pallino non si fa. Se mi ci tocca mai la rossa, col giro della biglia si mette la vicina a fare un minuto.
colpisce troppo pieno la linea. Basso. Sempre al quarto di finale, Gestari e Simone. Passa in mezzo, fa i due laterali, quelli rimangono,
calcio, giri, tocca appena appena il pallino, la suola scende. Calcio delle mie sistemi, spizza la sua, passa oltre, prende il galassino. Portato in testa la bianca, una linea, due biglie in mano, adesso andiamo con le sedie. Due, sbrillamento, sei, 72, ed entra in zona Cesarini.
sì. Questa discreta. C'è quella biglia rosso lì che dà un po' fastidio alle due sponde esterne. C'è una lunga e corta. Giri giusti, poi testa al pallino. Punto rimasto rosso. Per il 4 forse corta, tensione 2 e cade la fila centrale, passa alla semifinale Max Morandi, nel centro del mondo alto. Adesso ragazzi, io stacco un attimo e riporto l'altro biliardo per farvi vedere la partita fra Cestari e Simoni. Intanto stacco, mi sentirò un attimo per esigenze.